ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei tu. In questa notte a farmi compagnia. Io non vorrei dormire più. E ci sei tu. Sogni ci sei sempre tu. Io non vorrei svegliarmi più. E ci sei tu. Le 18:04 di mercoledì 16 maggio inizia la puntata di E ci sei tu nella versione delle canzoni del cuore. Oggi la musica romana al centro della nostra puntata, quindi iniziamo subito con uno dei più bei brani della storia della musica romana, Nino Manfredi, Tanto per cantà. Questa è E ci sei tu. È una canzone senza titolo, tanto per cantà, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. E se può cantare pure senza voce, basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me. Per fare la vita meno amara, mi sono comprato sta chitarra. E quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a fare in maniera, te fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva de bugie. E ci sei tu sulle note di Tanto per cantà, Nino Manfredi. Allora buonasera, sì, di nuovo a tutti da Vincenzo Capo. Buonasera Reo Confesso. Buonasera Vincenzo, buonasera. Grande al Leo, maestro di curso. Buonasera, qui con noi. Buonasera. Allora siamo arrivati alla settima puntata, Vincenzo, lo sì, sai? Eh sì, è la settima puntata, il tempo vola e sta scorrendo veramente velocissimo. Oggi, come ho detto in un breve incipit, puntata dedicata non a un decennio particolare della musica italiana, ma alla musica romana, oggi proprio facciamo, come il primo brano. Oggi facciamo una puntata speciale dedicata a Roma. Chiaramente faccio subito una premessa, è la prima di una serie di puntate che magari poi il prossimo anno, la prossima stagione faremo, perché parlare della canzone romana e cantare, accennare delle cose, mandarle dalla regia in un'ora sarebbe insomma presuntuoso. Diciamo che quindi c'è tantissimo questo materiale per fare più e più puntate nel corso del tempo. Assolutamente. Quindi quella di oggi, chiamiamola se vuoi una prima veloce sortita, proprio bello, per usare una parola piace romana, una sortita nella musica romana. E quindi andiamo a incominciare proprio con questa canzone. Siamo partiti proprio con un brano cult, se così vogliamo dire, della musicalità romana, che è Tanto per cantare, che diciamo subito che l'autore, l'artista, colui che l'ha scritta è Ettore Petrolini, insieme a Natale Alberto Simeoni, più comunemente conosciuto come Alberto Simeoni. Le esecuzioni di questo brano, diciamo le più conosciute, sono appunto quella di Nino Manfredi, Claudio Villa, Gabriella Ferri, Lando Fiorini, Renzo Arbore, Vianella, addirittura Tiziano Ferro, pensa. Anche Tiziano Ferro l'ha riproposta. Enrico Brignano ed Elena Bonelli. È una canzone scansonata, proprio diciamo ironica, nello stile di Petrolini, e che appunto parla di un amore che poi alla fin fine, insomma, no? C'ha sempre qualche problemino. Anche nello stile del romano, proprio, c'è una certa ironia, anche se però
c'è anche una velata, un velato significato che io, come sai, andandomi a cercare sul web da appassionato della musica, oltre che delle canzoni, che è il mio lavoro, c'è praticamente la storia che Petrolini stava male, soffriva di angina pectoris, e quindi scrisse questa canzone mentre era appunto a casa costretto dalla malattia. E infatti c'è quel passaggio che mi ricordava Roberto Albanesi, che tra poco presentiamo, in cui parla proprio di quel friccico nel cuore che velatamente va a significare proprio quella malattia. Si va a ricondurre a quella malattia che aveva in quel periodo, e che pochi anni dopo portò alla scomparsa di Petrolini. Hai annunciato che abbiamo un ospite in studio. Già chi ci sta seguendo dalla nostra diretta video streaming l'ha vista e sta salutando le nostre telecamere. E allora, caro Reo, canteremo tanto insieme a lei. Do a te l'onore di presentarla. Beh, guarda, per me io l'ho conosciuta che era poco più di una ragazzina, nel senso che sono passati per gli anni. Io ero già adulto, quindi questo fa capire la differenza. E io ero giovane, giovanissima. Mi introduco su sta cosa dell'età. Eccoci. Lei è Roberta Albanesi, per gli amici Bebba. Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Reo, ciao a tutti lo studio di Radio Italia, fighissimo qui. Non lo dico perché siamo amici, ma stiamo vicino ad una delle più belle voci romane, ma non solo romane, perché poi Roberta canta tutto. Chiaramente, essendo anche lei un'appassionata della musica romana, quando canta le cose romane veramente ti fa venire i brividi. Non a caso adesso è parte proprio, diciamo, fondamentale, ed è l'unica voce attualmente dello spettacolo del Puff, e lei è l'unica voce femminile. E poi magari dici tu qualcosa di più, Roberta. Che vi dico, io, tu lo sai, insomma, ho iniziato a cantare piccolissima, poi avendo fatto tante cose, a un certo punto ho scelto la mia strada, e la mia strada è stata scelta andando a scavare nelle mie radici, no? Quelle che sono le radici della mia famiglia, della mia città. E mi sono innamorata ascoltando dischi della Ferri piuttosto che dischi della nostra canzone romana, di questa linea. E diciamo che in un certo senso mi è venuta l'idea, che poi non è un'idea, ma è soltanto un voler portare avanti quello che è la nostra tradizione, proprio, sì. La nostra tradizione, magari rinnovando anche gli arrangiamenti e portarla avanti, perché è vero che è importante aprire le frontiere, è vero che in un mondo in cui ormai tutto è di tutti, c'è uno scambio continuo culturale di influenze, bisogna essere, no, preparati, però è altrettanto vero che bisogna, secondo me, rimanere molto attaccati alle nostre radici, no? Non bisogna perderle. È vero, questa è una cosa e quindi bellissima. Ho preso tutto il repertorio della musica tradizionale romana, riarrangiandolo con stile in stile Balkan Manouche. Ci abbiamo veramente messo dentro di tutto, e l'abbiamo, mi ricordo l'anno scorso al concerto a Piazza Santa Maria in Trastevere, alla festa di Noantri, una signora mi si è avvicinata, stavo sul banco del mixer, e mi ha chiesto: ma stasera che fate? Dico: signora, stasera c'è la banda di Bebba, facciamo un concerto di musica romana, però. Dice: sì, vabbè, e come la fate? Signora, abbiamo fatto i tatuaggi alle canzoni romane. Bella questa questo è abbiamo fatto i tatuaggi alle canzoni romane. Devo dire, insomma, hai reso benissimo il senso alla signora, che secondo me poi è rimasta soddisfatta. Sì, è venuta, si è complimentata. E la cosa bellissima è stata che, ovviamente, Roma d'estate è piena di turisti, si sono avvicinati tantissimi turisti anche del nord, e in particolare mi ricordo una coppia di ragazzi giovani tipo di Milano, impazziti per quello che avevamo fatto. Quindi non è vero che vince solo le stereofilità, insomma, sì, basta. Robertina, no, assolutamente no, io starei qua ore e ore, ma è che poi incombe la pubblicità, certo. E quindi adesso andiamo a fare subito un primo maggio live, poi dopo ci sarai tu a farne altri, e alla fine anche il nostro Vincenzo. Una canzone romana, Vincenzo, che pensa a questa parte, lo dico prima così dopo andiamo subito, sì, al break, a questa particolarità. Praticamente, pur essendo, diciamo, ormai da tutti riconosciuta tra le più belle canzoni romane, non è scritta in romanesco, ma è scritta in italiano, e non è ovviamente la sola, ce ne sono altre. Questa è Chitarra Romana. Sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare, solitario il mio cuor disilluso d'amor, vuoi nell'ombra cantare?
una muta fontana e un balcone lassù. O chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. E se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Tutto live, qui e ci sei tu, le canzoni del cuore, la chitarra di Diego Di Curzio. Grazie. Che maestro, suona maestro. Spavillante, la voce di Rio Confesso, Roberta Beba Albanesi qui con noi. Eccoci. Ti esibirai tra poco, ora noi ci fermiamo per un rapidissimo break pubblicitario. Ed al ritorno rientriamo con un grande ospite. Abbiamo un grande ospite, portavoce della romanità, che oltre a raccontarci delle storie del passato, ci dirà tutti i suoi bellissimi progetti futuri. E Robertina, io lo so, è amichetto suo e gli farà ovviamente anche una dedica. E allora rimanete incollati sui 100.5 di Radio Italia anni 60. Questa è E ci sei tu, parliamo della canzone romana quest'oggi con tanto live e tante belle cose da regalarvi. A tra poco. State dal 2004 nel cuore di Trastevere a Roma, QS Rummerie e Whiskeria. Più di 300 tipi di rum da tutto il mondo, esclusive bottiglie che potrete bere solo da noi, certificati nel 2015 come una delle migliori rummerie in Italia. Bevi bene e con moderazione. Bevi da QS Rummeria a Roma, in Vicolo Moroni 53, aperto dalle 20 alle 2:30 di notte. 331 9966 996. E ci sei tu. L'ultimo amico va via, domani se va a sposare, si gioca la libertà, pure lui, pure lui. Il vecchio gruppo tu sta, me li so persi così. Se sono scordati di me, tanto amici e poi te. Ogni cosa se ne va, finisce il ciclo dell'età, domani chiudere bar in fondo alla via. Quanta nostalgia mi viene, si pensa a quando tutti noi se giocavamo a carte qualche bottiglia. Saluto gioventù, te ne sei andata pure tu, adesso me che mi rimane più. L'ultimo amico va via, e insieme a lui l'allegria, ci resto soltanto io. A pensare cosa fa. E allora rientriamo ancora e ci sei tu, le canzoni del cuore in questa bellissima versione di un brano, L'ultimo amico va via, cantato in questa versione da Lando Fiorini con Franco Califano. L'ospite di oggi, di questa puntata, pensa, ci sono state in diretta televisiva proprio domenica sera, eravamo seduti vicino. T'abbiamo visto. E è il grande Francesco Fiorini. Ciao Francesco! Ciao a tutti! Come stai? State? Noi molto bene. Poi quando sentiamo la tua voce e la voce di tuo papà su questa straordinaria versione con Franco Califano, veramente bene, che ci porta questo... sensazioni straordinarie. È un bel lavoro, è fatto tutti in duetti e c'era Franco quel giorno in sala incisione che gli disse
Allora io sono stanco, cantate, e lui ha detto: e che sei venuto a fare, se ne canti pure te? mi immagino la scena. Meravigliosa, però poi si è messo lì a cantare. Senti Francesco, innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. E questo, ma grazie, vabbè, a voi questo... che mi avete chiamato. E poi ti abbiamo visto appunto insieme a Vincenzo da Michele Plastino, sì, domenica. Sappiamo che sei venuto qui negli studi di Radio Italia in un altro programma la scorsa settimana. E di tutto questo siamo super contenti, perché oggi noi dedichiamo questa puntata di Ci sei tu, le canzoni del cuore, a Roma, proprio perché crediamo che Roma vada conservata, amata, ma non solo a chiacchiere, a parole, ma con i fatti. E chi meglio di te sta facendo i fatti? Quindi io prima di andare a un ricordo musicale con la tua Bebba che è qui con noi. Ciao Fra! Oh, ciao Bebba, come stai? Bene. Che meraviglia! Noi che ci vediamo domani sera. Prima di un ricordo musicale insieme a Bebba, io ti volevo chiedere se c'è una cosa che veramente ti è rimasta nel cuore, perché io immagino che tu fin da bambino stavi con papà al Puff, no? Certo, io quindi, sempre. Esatto. C'è stato un momento, non lo so, non necessariamente per forza felice, anche magari un momento meno felice, in cui però proprio ecco quella romanità, quello che non è poi secondo me uno stereotipo, no? Cioè no. Che siamo buoni dei cori, siamo fatti così, no? Perché poi il romano è questo, ed il romano è buono, non è buono, poi magari ma non si fa passare la mosca sotto a me, ma è buono. Esatto, c'hai un buono ricordo prima di parlarci della fondazione? Guarda, di ricordi ce n'ho migliaia di ricordi, avendo passato la mia infanzia e poi la mia gioventù all'interno del Puff, vedendo mettere sui spettacoli da quando c'erano Amendola e Corbucci con i grandi di una volta, e me li ricordo tutti, i ricordi ce n'ho tanti, non ce n'è uno. Mi ricordo un ricordo che ogni tanto mi viene in mente, quando ancora abitavo con papà, perché io poi mi sono sposato presto, a 24 anni, e quando tornavamo a casa, che poi questo era un uomo che faceva 190 repliche a stagione, partiva a novembre e si fermava a metà giugno, cioè un caterpillar, no? E specialmente le ultime repliche, quando andavamo su un ascensore, lui abita ancora mamma e caro, abitava all'ottavo piano, e quel tragitto si poggiava sulla parete dell'ascensore e mi faceva: se passa sto momento, però gli piaceva, era stanco, e per cui era un ritornello da aprile in poi, aprile e maggio si poggiava su questo ascensore e faceva... È un po' quella cosa tipicamente romana, scaramantica, no? Come quando, non so se sicuramente è capitato non solo a te, a me, ma penso a tutti a Roma, quando incontri quegli uomini che un po' in là col tempo, romani, e che gli domandi come va, ancora campo, e è scaramantico, no? È proprio della serie sto ancora qua. Invece adesso arriviamo alla fondazione, dici un pochino, perché questa è una cosa molto bella, io te ne ho sentito parlare in televisione, ma non solo, vorrei che in due minuti ci riesci a dire almeno le cose principali. Stiamo trasformando la casa di Lando, che sta nel Puff per 50 anni, nella casa dei Romani, e vogliamo trasferire ai nostri giovani, quelli che ancora non conoscono tanto la cultura romana, o la conoscono poca perché sono presi da mille cose. Per cui, guarda, dico subito le attività che farà la fondazione e ti rendi conto da questo. Partiranno tutte da gennaio. Aprirà la mattina alle 7.30 con un caffè letterario, che sarà aperto dalle 7.30 appunto della mattina fino a mezzanotte e mezza, dove io donerò tutta la biblioteca di papà, e insieme alla casa editrice Ponte Sisto ci metterà a disposizione dei testi inediti, bellissimi, per cui chiunque si trova a Trastevere può venire a casa sua a prendersi un caffè, un aperitivo o quello che gli pare, mettersi un difetto e consultare qualsiasi testo, perché papà aveva dei testi meravigliosi che non si trovano da Feltrinelli o Dario, insomma, su Anna Magnani, su Alberto Sordi, su Fabrizi, che è stato il suo maestro. Poi la mattina faremo i spettacoli per i bambini delle scuole su Roma, per cui la storia di Roma, vere, delle scuole credo elementari, dove in maniera divertente possono imparare anche la storia di Roma. Poi faremo la scuola di cucina romana, perché se stanno a perdere pure le tradizioni, no? Sì, è vero. Prendo sempre ad esempio mia figlia che c'ha 21 anni, qualche tempo fa gli dissi: oh, ma lo sai che a me mi va un sacco della vita che non mangia la pagliata? Ma guardato, stupida, ma che è una cosa di paglia, mi ha detto. Dico: no papà, lascia stare, poi quando dico, poi te lo racconto. Poi faremo la scuola di teatro per bambini il pomeriggio,
dove già ho parlato con una delle insegnanti, ogni fine lezione, gli ultimi 10 minuti devono essere dedicati a raccontare a questi bambini chi era Anna Magnani, chi era Aldo Fabrizi, chi era Alberto Sordi, chi era Petrolini, Fregoli, per non fargli perdere le radici. Poi faremo delle visite guidate, già sono state messe in campo tutto il programma delle visite guidate che partono proprio dal PUF, da Trastevere, dal cuore un po' della romanità, quella verace, per andare poi su tutta Roma. Una scuola di musica per questi strumenti romani che hanno tolto da tanti anni, da troppi anni, dal conservatorio e da altre scuole, non si insegnano più il mandolino, la mandola, la fisarmonica. E qui c'era Alberto Laurenti che curerà anche la parte musicale degli spettacoli serali. Chi meglio di lui? È un fenomeno, c'è una cultura musicale dal 300 oggi meravigliosa. Poi faremo una web radio per i romani all'estero, con tutte le rubriche della fondazione, per cui dalla cucina, alla musica, allo spettacolo. Poi la sera, per non tradire fino in fondo insomma quello che è stato il PUF per 50 anni, stiamo mettendo su tantissimi spettacoli, che una gran parte saranno commedie e cabaret, e un'altra parte saranno musicali, dove verrà istituito il premio Gabriella Ferri, il premio Lando Fiorini, il premio Franco Califano, il premio Claudio Villa, il premio di tutti quei grandi artisti, no? Anche quelli che magari vengono citati meno, tipo Alvaro Amici, che viene citato sempre molto poco, ma insomma è stato anche lui un grosso esponente della musica romana, e tanti altri, dove andiamo a riscoprire i nuovi talenti. Io Bebba l'ho scoperta per caso, grazie a Yara, l'ho scoperta, che mi ha detto: guarda, questo è bravo, dobbiamo andare a vedere, brava. E quest'anno ha partecipato allo spettacolo dei nostri 50 anni, è stata veramente una scoperta meravigliosa e la gente impazzisce. E non era facile per lei andare a cantare su quel palco dove si è esibito proprio per tantissimi anni. E come devo pensano, dire, lei come penso non lo sia per nessuno dei giovani. Per nessuno. Però deve essere una spinta per loro, deve essere assolutamente. Una sfida. Penso oggi, abbiamo messo una prima pietra verso i bambini. Qualche giorno fa ho donato alla scuola elementare Anna Magnani dei CD che devono fare una recita su Roma, un cofanetto con 110 canzoni di papà. Oggi mi è arrivata una cartellina al PUF, un regalo bellissimo, con tutti i disegni fatti da questi bambini della seconda B, se non erro, dove vanno scritto a me la canzone che mi è piaciuta di più, con dei disegni meraviglioso. Ecco, progetto ambizioso, no? È molto coraggioso. Devo dire coraggioso, ma tu sì. lo sai come sarà? Questa sarà una Ollus, io gli affiancherò il PUF, almeno all'inizio, il primo anno, i primi 2 anni, per dargli una mano, ma già stanno arrivando tantissime donazioni dai romani e ancora non abbiamo ancora detto niente, è bellissimo. Quindi non sbagliavamo prima quando abbiamo detto che poi il tratto tipico del romano, anche i difetti assolutamente, per carità, ci manca, però siamo buoni di core, devo dire che tanti romani stanno donando tramite il sito internet fondazione.landofiorini.it, perché poi noi ci sosterremo soltanto con le donazioni diventando un Ollus, capito? Per cui tra un pochino cercheremo, appena prendere a corpo, di mettere proprio i bilanci in linea per far vedere la limpidezza, la trasparenza. Noi vogliamo che ci tieni aggiornato. Guarda, qui c'è Bebba che freme perché è emozionata di fartela dalla radio. Per me è stata una stagione magica, veramente. Francesco lo sa, ci siamo incontrati non solo nella romanità e nella musica, ma anche in altre cose. Quindi chissà che pensano che altre cose. Cose belle. Rimani all'ascolto, Francesco, che c'è questa dedica per te. Sono qua. Te la ricordi, Lella, quella ricca, la moglie De Proietti e il cravattaro, quello che c'ha il negozio giù al Tridone. Te la ricordi, te l'ho fatta vede 4 anni fa e non volevi crede che insieme a lei c'è stavo proprio io. Te la ricordi che poi era sparita e che la gente, che la polizia s'era creduta che era andata via con uno coppo sordi del marito. E te lo voglio dire che sono stato io, e so 4 anni che me tengo sto segreto. E te lo voglio dire
sapere, non lo di a nessuno, ti è te lo mette. Tutto live, Diego Di Curcio alla chitarra e Roberta Bebba albanese per te, Francesco. Hai capito Francesco? Hai capito quanto è brava? Guarda, veramente, è veramente meravigliosa, è bravissima. Avete tutti quanti voi all'ascolto un altro motivo in più per andare al PUF quest'altro anno. E Francesco, salutandoci, Roberta Bebba albanese. Ricordaci anche il sito per vedere tutte le informazioni sulla fondazione. Salutiamoci allora, proprio in bellezza. fondazione.landocerini.it. E tra le altre cose possono anche scrivermi, io rispondo a tutti, sto facendo i salti mortali, sto lavorando 18 ore al giorno, pensate ragazzi, perché è una cosa a cui tengo da morire, è fondazione@landofiorini.it. Grazie e di cuore. E poi vi do un bacio, e poi grazie che mi chiamate sempre, do un bacio grande a Bebba, ci vediamo domani grazie, sera. Grazie Fra, ci vediamo domani. Un bacio domani a tutti in studio. Ciao Francesco, grazie mille. Grazie a te Francesco, grazie di cuore, complimenti e in bocca al lupo per questo progetto veramente grandioso. Grazie a Francesco Fiorini, noi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo. Ristorante Bruciapadelle, i migliori piatti della cucina italiana accompagnati da un'ampia cantina di vini. Ottimo rapporto qualità-prezzo e tante promozioni riservate ai nostri ascoltatori. Il ristorante Bruciapadelle è a Roma, in piazza Ippolito Nievo 13, aperto tutti i giorni. Prenota la tua cena al numero 06 58 13 860. E ci sei tu. T'ho incontrata, ma non mi ricordo quando mi dicevi che parevo Marlo Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata, hai preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Vediamo, io ti ho chiesto quella sera, tu de corsa sei venuta a sta con me. Ne so magna del fegato e quello che c'è intorno, amore, 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 amore in corno. E quest'amore utopico io che ci ho guadagnato, c'ho pure un bel lavoro, però mi sento un disgraziato. E sai, sai che ci metto ad andar via, ma così chi me vuole, ma nemmeno mamma mia, a credere nelle favole, ammazza che toffata, non gliela faccio più, mannaggia a te. E quando sei nata, ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono sino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante pur da caso mi servava solo un po' di puzzar naso, quante volte avresti chiuso pur da caso, pur da caso. Ma a quel tempo ci credevo nell'amore, è l'amore che m'ha fatto sta con te. Me son magnato il fegato, sì, Stefano, sì, Borgia, sì, 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 sì. Un altro questa, classico della canzone romana, caro Reo. È un super classico. Il testo di questa canzone, Me son magnato il fegato, che abbiamo ascoltato nella versione riarrangiata di Stefano Borgia, è di Claudio Baglioni e Antonio Coggio, è del 1973. Che oggi poi è il compleanno di Claudio Baglioni, gli sì, facciamo sì, anche gli auguri. Sì. Ho sentito che prima di noi gli hanno fatto, e noi chiaramente li rinnoviamo al grande Claudio.
che mi sembra rifarà Sanremo. A quanto pare sì, a quanto pare sì. Li facciamo gli auguri e li in bocca al lupo per questa bella notizia. Quindi un brano scritto da Claudio Baglioni del 73. Nel 73, che inizialmente era stato pensato per essere cantato al femminile. E era Me son magnata il fegato, e avevano pensato di farlo fare, di farlo eseguire, registrare a Monica Vitti. Poi invece alla fine lo incise Gigi Proietti su un 45 giri, e infatti la versione che più conosciamo, che più è nelle orecchie di tutti, è quella di Gigi Proietti. Qui Stefano la riarrangia, fra l'altro ci siamo sentiti ieri al telefono con Stefano Borgia, che oltre a essere un grande autore, presto ci ha promesso, mi ha promesso che ci verrà a trovare in studio. Lui ha un progetto di canzoni romane che poi ci racconterà quando sarà qui, e ci ha messo dentro quest'unica cover. E insieme ieri al telefono guardavamo la curiosità di questo testo, che praticamente è una storia d'amore, di un amore sbagliato. Ce lo dicevamo proprio al telefono, facevamo la riflessione insieme. È un amore sbagliato ma rassegnato. E quindi sempre con quella ironia romana della serie, è sbagliato, però alla fine me lo tengo. Ce può sta. Ce può sta, ma soprattutto se non, dove vado? Che è un po' la filosofia del chi me se via. Certo. E certo. Oggi qualche parola romana concedetecela voi all'ascolto, perché stiamo facendo una puntata dedicata a Roma, e torniamo come da quando lei. Califano diceva, sei l'ultima rimasta, devi essere quella giusta. Esatto. Per forza così. O così o così. Allora Roberta, di nuovo a te, e poi che cosa ci vuoi fare adesso? Ah, allora adesso è un pezzo del cuore, e descrive un po' la Roma che era e che secondo me è ancora, se uno se la va a cercare, passeggiando sulle sponde del Lungotevere. Il pezzo si intitola proprio Per Lungotevere, e racconta quello che succedeva, perché c'erano i lumini, se spegnevano i lumini, poi so che tu c'hai una chicchetta da raccontarci dopo, Per Lungotevere. Vai, tutto live, qui ai Ci sei tu. Quando c'è il sole con quel manto d'oro, è tutto Lungotevere una festa, i ragazzini giocano tra loro, le madri se li stanno a rimirare. Tranquillità, mamma la pena, spunta la prima stella, se cambia scena. E tutti si chiedono a questo punto, ma in dove? In dove? È là, là sotto l'arberi del Lungotevere, le coppie filano, li baci scrocchi e rosi in un sebradico da regge moccoli per Lungotevere, non c'è passa là sotto l'arberi del Lungotevere, le coppie filano, le baci scrocchi e lo chiudiamo presto. Passa. Che voce straordinaria, Roberta. Grazie. Beba Albanesi, che si è scatenata letteralmente. È così. Anche con la chitarra di Diego Di Curzio. Che bello questo live. Che bello, ragazzi. Sai, su questo pezzettino finale, su questo rido perché mi hai ricordato Fabrizi, no? Quando canta Lulù, gli occhioni tuoi blu, no? Sì, e sì. Poi alla fine dice, ma io come faccio a fare finale? No, perché sennò c'è l'acuto finale, capito? Ma poi ormai... Ma che faccio? Ma chi mo fa fare? Guarda, a me hai regalato una cosa bellissima, perché io questa canzone non la conoscevo, e quindi mi sto dando delle coltellate al cuore. Sei giovane. Adesso, guarda, forse... devo dirvi la verità, questa oltre ad essere uno dei pezzi che ho scoperto cercando, devo dare merito di questa canzone a mio marito. Perché è proprio la canzone del cuore. Noi ci siamo conosciuti con questa canzone a Trastevere. E allora io reggevo il moccolo. Invece le canzoni romantiche lui cantava per Lungotevere. Allora, reggevo il moccolo io. A proposito di moccolo, adesso dico una cosa, ma prima, a proposito di amore
tra Roberta e suo marito, a favore di chi ci sta seguendo in streaming, ti alzi un attimo. No! Chi invece ci ascolta. Io ancora non l'ho resa pubblica questa cosa. No, si può? Si sì, può? Ormai hai lanciato il ormai. Sasso. È praticamente è Roberta, perché tanto ancora non si vede. Bebba Albanesi sta aspettando una bellissima bambina. Questa è una grande notizia, allora. Qui l'applauso è veramente qui dallo studio. È la prima volta che lo dici. È la prima volta che lo dico pubblicamente. Hai capito? Lo sapevano in pochi. Mo ucciderà dopo. No, sì, mi sa che devi ammazzare Reo. E anche il marito l'ha saputo. L'ha saputo così, l'ha saputo in diretta. Matteo. Ecco, qua, ecco, in queste battute, vedi, c'è proprio tutta la romanità. Non è un caso, perché poi la romanità è questa. E non è un caso che noi adesso ci fermiamo per la pausa, perché voglio farti menare da Roberta. Proprio esatto. Adesso, nella nostra pausa. No, stacchiamo la diretta e puoi fare quello che vuoi. E rientriamo con un amico, con lo sponsor. Sì, sì, con tanta altra musica, anche live. Qui e ci sei tu, le canzoni del cuore. Mi sarò chiesto 100.000 volte, io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta. Il primo cittadino e amico mio, tutti gli che te ci ho mandato io. E va avanti tu che adesso c'ho da fa. Sarai la mia metà, ma si non parti, diventi un altro po' la mia tre quarti. E va. Non puoi saper piacere che me fa, magari qualche amico ti consola, così tu fai la scarpa e lui te sola. Io te ce manno sola, io te ce manno sola, sola senza di me. Già che ce so, me levo st'altro peso, con te che fai arcavoce. Classicone, sai? Di Alberto Sordi, te ci hanno mai mandato a quel paese? Chi non è stato mai mandato a quel paese una volta nella vita, ma sapessi anche diverse quanta gente volte che ce va. Vita, tantissima gente. Diamo il benvenuto però per la prima volta ai nostri microfoni ad Antonio, il direttore del ristorante Bruciapadelle. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Benvenuto. Ciao, benvenuto ciao, a Radio Italia anni 60. Era qui, Vincenzo, ma confuso con Vincenzo. Ah, siamo noi. Vincenzo, Reo, tutti quanti. Talmente che mi vuole bene. Ciao Antonio. Diego. E poi abbiamo anche un'amica qui, Roberta, Bebba Albanesi. Ciao, ciao. Roberta, hai sentito che voce, sì. Allora, l'ho caro sentito, Antonio, sì. Ristorante Bruciapadelle, Piazza Ippolito Nievo, 13, come sanno ormai i nostri ascoltatori del mercoledì, del Ci sei tu, la canzone del cuore, noi regaliamo sempre un omaggio ad un ascoltatore. Oggi lo facciamo tramite la nostra pagina Facebook e con te in diretta, ovvero regaliamo una cena per due persone al prezzo di uno, cioè nel senso con un vero sconto reale alla cassa del 50%. Lo dico mentre tu sei in diretta con noi. Cosa dovranno fare? Il primo che lo scriverà dovrà praticamente tradurre in italiano questa parola romana che io sto per dire. Quindi, amici all'ascolto, entrate subito sulla pagina Facebook e ci sei tu on air e scrivetemi, il primo che lo farà vince questo primo premio. Abbiamo appena pubblicato la foto parola, con l'imposta. La parola romana bricoccola. Che cos'è in italiano la bricoccola? Non è facile. Vi diamo un piccolo aiuto. Sì, glielo diamo. Anzi, medio aiuto, grande aiuto, perché si tratta di una cosa che si mangia. Okay. Quindi la bricoccola, che cos'è la bricoccola?
chi per primo lo scriverà sulla pagina E ci sei tu on air, sì, la nostra pagina, il post la tua già pagina è online, la nostra pagina vincerà proprio questa cena per due a metà prezzo. Esatto, e non solo, ma anche poi due shot offerti dalla QS Rummeria in Vicolo Moroni 53. Abbiamo parlato di cose di mangiare, caro Reo, e quindi noi apposta abbiamo chiamato Antonio. Allora Antonio, al di là del menù alla carta, molto vario, semplice, buono, ma sempre con quel tocco di qualità, di giusto rapporto, abbiamo detto qualità-prezzo, io oggi è una trasmissione dedicata a Roma e quindi mi sento di chiederti: quale potrebbe essere una cena con i tipici piatti della cucina romana? Ma sinceramente la cucina romana è vasta, quindi potremmo fare una matriciana come primo, saltimbocca e della cicorietta ripassata. Wow. È un antipastino, non ce lo mettiamo? Un antipastino, un po' di pecorino. Ci sta tutto. Con due fettine di prosciutto, ci sta tutto. E un dolcetto romano fatto in casa, che ci proponi? E un tiramisù della panna cotta con delle fragole fresche sopra. Ma ci porti tutto qua subito, Antonio? No. Diego, conoscendoti sì, però lascia un po' di spazio agli altri. Senti Antonio, ma tutto sì, questo poi chiaramente ci mettiamo un vino. Ecco, per esempio, un vino che a Roma va molto. Qual è un vino che i romani amano particolarmente? I classici vini dei castelli, oppure c'è un vino, diciamo, ancora più antico, più legato alla tradizione romana, che tu sappia? Il vino dei Castelli è buono, sia bianco che rosso. Poi c'è anche il Frascati, diciamo, che va bene per accompagnare un piatto della cucina romana. Certo, assolutamente. Allora, Antonio, dimmi se vuoi aggiungere qualcosa. Io penso che il menù è un menù compatto. Ce l'hai sotto mano? Ci vuoi dire qualcosa che proponete al volo? Guardi, stasera proponiamo fiori di zucca, guanciale e pecorino fatto con della pasta fresca. Sto arrivando. Arriviamo tutti, lo dico a romano, oggi lo possiamo fare. Oggi si può dire, dai. Oggi possiamo parlare romano. Praticamente, cioè, tu lo sai che io e il maestro Di Curzio, tra poco finito il programma, siamo là. E quindi mi raccomando, scalda. Se vuole aggiungere tranquillamente. Certo. Ecco, 30% stasera, come tutti i mercoledì, per chi è all'ascolto, senza bisogno di nessuna telefonata. E io credo che abbiamo già una vincitrice su Facebook. Sì, già c'è un commento, vogliamo già darlo. Allora, questo premio ci commenta Simonetta dicendo albicocca. È proprio questa, è proprio questa la parola romana. Allora, Simonetta, poi se sei anche all'ascolto, entriamo poi in contatto con lei. Entriamo in contatto con te, ti daremo il numero del ristorante Bruciapadelle. Tu chiamerai, prenoterai il giorno per la cena e avrai diritto allo sconto del 50% reale sulla cassa. Antonio, noi ci vediamo più tardi, per il momento grazie. Ciao Reo, grazie. A dopo. Ciao Vincenzo, ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao, grazie. E appuntamento quindi al ristorante Bruciapadelle con la nostra vincitrice che è Simonetta, poi entreremo in contatto con lei. Ultimi minuti di trasmissione, ancora tanto da dire sulla musica romana, tanto live ancora, caro Reo. Ci sei tu, è il tuo momento. E siccome sei, soprattutto per chi ci guarda in streaming, sei palesemente, senza nulla togliere a Roberta che sta lì vicino, comunque sei il più giovane di noi, e quindi per te abbiamo lasciato una canzone romana degli ultimi anni, degli ultimi tempi. Sì, è vero, è uno degli ultimi cantautori romani. Allora, prima ti canto questa canzone, così la facciamo anche ascoltare a chi ci sta seguendo e ci sta ascoltando, e poi ti racconto un paio di cose su questo brano di Alessandro Mannarino, Me so umbriacato. Io sono solo con te, sono immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello è il momento. Quando sono con te, non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo qui dentro. Quando penso a te, mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me. Io ti tengo qua dentro di me. Me so umbriacato di una donna,
Quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ce vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba. Come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Mi sono ubriacato, Alessandro Mannarino. Bravo, Vincenzo, bravo, bravo. E allora, caro Reo, era il 2009 quando usciva il primo album di Mannarino, che si chiamava Bar della Rabbia, che fu pubblicato da Live Music e distribuito poi dalla Universal. Con questo progetto Mannarino vinceva il prestigioso premio Giorgio Gaber e con il disco arrivò finalista al Targa Tenco nell'album Emergenti dell'Opera Prima, quindi un grandissimo risultato che arrivò anche e soprattutto con questo singolo Me Son Briacato, che è ancora oggi tra le canzoni più amate di tutto il repertorio di Alessandro Mannarino, che conquistò addirittura un doppio disco di platino, che è una cosa straordinaria per un singolo di un cantante che in quel momento era un cantautore emergente. Poi tutto l'album arrivò a conquistare il disco d'oro e quindi da lì il lancio di una grandissima carriera di un nuovo cantautore che rappresenta la romanità. Ormai ce ne sono pochissimi. Assolutamente. Beh, noi confidiamo che con un lavoro costante e non solo quello che chiaramente ci ha annunciato Francesco Fiorini in diretta telefonica, ma spero anche quello di tanti altri, diciamo, artisti romani e non solo romani, che ci siano sempre più possibilità, più aperture. Perché in effetti non è che non ci sono, c'è un sottobosco di cantautori romani bravissimi, ma è difficile farci conoscere. Quindi insomma, ecco, una trasmissione come questa aiuta anche, no, ad andare a cercare quella parte di sottobosco. La fondazione Lando Fiorini sarà un bel motore. Direi di sì. Un bel motore. E soprattutto poi in un locale storico come quello del PUF, che è uno degli ultimi baluardi proprio della romanità qui a Roma. Allora è volata quest'ora di trasmissione insieme. Abbiamo già finito. Purtroppo dobbiamo chiudere perché parte Frankie B Live proprio adesso e non abbiamo modo. Lo facciamo la prossima volta. Quindi andiamo a salutare Roberto Tabeba Albanesi, grazie di essere stata qua. Grazie a tutti, grazie. Come sempre con noi e anche mercoledì prossimo per il decennio 60-70 il maestro Diego Di Curzio. Grazie. Tu, Vincenzo, sei il padrone di casa. Grazie a te, Reo Confesso. Grazie al Di là del vetro al nostro Riccardo Lodi. Mercoledì quindi prossimo 60-70 e tra due mercoledì speciale Napoli. Beh, che bello. Invece wow, ci sei tu, torna venerdì dalle 18 alle 19. Voi rimanete qui sui 100.5 di Radio Italiani 60 perché parte Frankie B Live. Ciao. 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 E ci sei tu.